Ringrazio Mario Pani e invito a farci un ricordo di Nino Fausto Mura, tanto come amico di Nino, ma in questo momento come rappresentante dell'Associazione Nino Carlo. Ringrazio il sindaco, un saluto cordiale, un abbraccio a tutti i familiari, un saluto cordiale a tutti a nome dell'Associazione Culturale Nino Carlo. Io a dire la verità avrei voluto parlare e raccontare soprattutto alcuni fatti, avvenimenti, vicende piene di allegria che hanno segnato la nostra amicizia con Nino, Maria, Mario, Franco, Santiago, Vittore Carlo, che potrebbero servire meglio a descrivere la figura, la simpatia, l'allegra simpatia di Nino Carlo. Certamente ben lontana dall'austerità e dalla severità dell'uomo politico, dell'uomo che sapeva tutto dell'economia. È un fatto però che, lo accennava Mario, la autenticità di Nino Carlo sta nell'essere cittadino di Bologna, profondamente immerso nella sua storia, la storia del nostro paese, immerso nella sua cultura, immerso nell'identità del nostro paese. Nino Carlo era orgoglioso di essere cittadino, di essere bolognese, però queste vicende, le simpatiche, le racconterò con lui quando ci sarà un convegno a fine settembre, quando si parla un convegno sull'opera, la figura di Nino. Io parlo a nome dell'Associazione Culturale Nino Carlo. Oggi ci sono quindi due inaugurazioni. Questa inaugurazione della sala consiliare intitolata Nino Carlo e l'inaugurazione dell'Associazione Culturale. Quindi ci presentiamo per la prima volta ufficialmente in occasione di questa inaugurazione. Una coincidenza non casuale, ma voluta, ricercata, perché era giusto, opportuno che l'Associazione Culturale Nino Carlo si presentasse in questo caso. Quindi due le inaugurazioni, in ricordo dell'amico Nino Carlo, l'Aula Consigliata e l'Associazione. E qui io ne approfitto, perché mi sia onore, di ringraziare l'amministrazione comunale uscente, e in particolare il sindaco Ghisu e tutto il consiglio comunale, che ci danno questa opportunità importante, intelligente, significativa opportunità, che hanno avuto un'idea che si è trasformata in un progetto intelligente, come dicevo, intitolando a Nino la sede più autorevole, più rappresentativa della nostra comunità, del nostro paese, l'Aula Consigliere. Tu l'ha visto consigliere per tanti anni, forse 10 anni, contribuendo, come ha fatto sempre in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue esperienze, a dare un rilevante e qualificante contributo di idee, di proposte per la soluzione dei problemi, non solo del nostro paese, ma del nostro tempo. Ricordavano i dibattiti sul governo interno, dell'industrializzazione della Sardegna centrale, sulla riforma agropastorale, voglio ricordare, molti allevatori se lo ricordano, che la cooperativa Paolo Dettori di Borone è iscritta nel protocollo della Regione Sarda al primo posto. E questo è un grande merito di Nino, del dibattito che si è sviluppato all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, siamo stati sempre assieme, Franco, altri, in quest'aula, e ricordo i suoi interventi sempre illuminati, che suscitavano una grande attenzione non solo del Consiglio Comunale, ma soprattutto dei cittadini che partecipavano numerosi alla vita
del Consiglio Comunale di allora. Ecco, per concludere questo passaggio, perché dell'associazione devo parlare, io voglio ricordare un'altra figura assieme a me, il compianto geometra Giuseppe Cadetto, un grande amministratore, un grande sindaco per il comune di Bologna, con cui Nino e tanti di noi hanno collaborato per 17 lunghi anni. Ecco, vi dicevo dell'Associazione Culturale Nino Carus. È nata a gennaio del 2005, quindi molto recente, e con la sede presso il comune di Bologna. Una scelta voluta, sede presso il comune di Bologna, che sta a significare e a sottolineare l'importanza, la valenza politica, direi istituzionale, dell'associazione. Quindi non è una scelta casuale, ma è una scelta voluta.